Caffè Non Letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè Non Letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa. Benvenuto nel mio secret bar. Lo so che sono tuo ospite, però anche tu oggi sei con me e questo è il mio secret bar, dove sto passando la mia quarantena. Ok, sapevo che questa live sarebbe stata molto molto diversa dalle altre e anche molto molto atipica, perché sei sostanzialmente un personaggio e questo è il motivo per cui io mi sono affascinato da quello che fai, da quello che scrivi, dalle cose che posti. E dal primo momento che ho visto le cose che fai, ho detto cazzo, io ci devo parlare con quel ragazzo. Intanto, quanti anni hai? Ho 26 anni e ci tengo a sottolineare che non sono un personaggio, cioè questo mi piace farlo proprio perché è la mia vita, capito? Io scrivo quello che mi capita e difatti spesso mi capita di pensare, ma io sono bravo a scrivere o semplicemente mi capitano delle robe assurde e perciò sono fortunato e posso scriverle. Prima domanda che voglio farti è come ti è venuto Ryushu Cent'anni, cioè questo nome? Allora, Ruscio deriva dal mio cognome reale, che è Ruscitto. Cent'anni invece è un po' una mega paranoia. Quando me lo chiedono dico porca troia, adesso mi tocca dirlo, però è il mio nome, quindi fanculo. Deriva dal fatto che ho passato molto tempo della mia vita con la paura di morire e in quel momento continuavo a dirmi io voglio vivere, vorrei tantissimo continuare a vivere e allora ho deciso di chiamarmi Cent'anni con la speranza di continuare a vivere. Wow, grande. E invece il tuo nome vero è Luca. Il mio nome vero è Luca, assolutamente. Però Luca è un po' un nome del cavolo. Poi basta pensare che quando dici Luca pensi facilmente agli apostoli, capisci? Io non ho nulla a che fare con gli apostoli e i nomi sono cose che ti danno quando nasci, che in realtà c'entrano poco con te. Ok, allora io vorrei subito, di solito non faccio così, ma questa volta voglio fare così. Vorrei subito che tu leggessi quello che hai scritto, perché so che hai scritto una cosa apposita per questa live. Però veramente le cose che tu scrivi io le apprezzo tantissimo e vorrei che ce le leggessi qui in diretta. Benissimo, volentieri. Allora, visto che siamo in periodo di quarantena, io direi di leggere qualcosa che c'entra con la quarantena. Allora, io sono una persona che vive molto in mezzo alla strada, sto pochissimo a casa, sono sempre in giro e perciò questo periodo lo sto soffrendo veramente tanto, anche per le mie paranoie. È un casino. E piansi, è come se piansi. Piansi i miei muretti. Piansi il Bangladesh di fronte al Nike, ok, da un po' per legge non poteva più vendermi le birre dopo le 21, ma ora lui è aperto e io le birre non gliele posso andare a prendere. Mi sento in colpa, sono il solito amico che tradisce. Piansi la mia ex, poi il giorno dopo ricordai che anche quella prima non era male, piansi di nuovo e pensai di scriverle perché cazzo non sarebbe dovuta finire così. Fu un messaggio lungo, smielato, direi convincente. Così convincente che decisi di inoltrarlo a più ex contemporaneamente. Ma nel messaggio dicevo: ricordo l'ultima volta in cui l'abbiamo fatto, hai squirtato come una bastarda e mi fregai da solo, perché solo due delle tre ragazze a cui inoltrai il messaggio squirtavano. E allora piansi. E come se piansi. Piansi un ragazzo basso che gira il quartiere in bici, che ogni volta arriva, mi saluta, scrocca da bere e se ne va. Che porca troia, vaffanculo, lo odio. Ma ora che non lo vedo più mi manca. Fratello, vieni qui. Oggi nel mio baule c'è open bar di Room Beer. E ok, non è corretto, ma mi scappa un sorriso nel sentire il mio vicino di 83 anni che chiude la porta, corre in strada e salta in fretta sulla panda bianca del suo amico che lo attende a motore acceso. Mi catapulto sul balcone e inizio a gridargli: Signor Michele, dove va? Signor Michele, bisogna restare a casa! Lui fa finta di non sentire e sparisce in direzione libertà. Io me la rido. Una ragazzina della mia zona dice che vorrebbe il mio cazzo, ma sua madre non la fa uscire. Penso sua madre faccia bene e le consiglio di continuare a non farlo uscire anche quando sarà finita la quarantena. Una di queste sere, passando sotto un ricovero per anziani, ho sentito tossire e mi è salita un po' d'ansia. Poi, seduto su un marciapiede più avanti, ho ascoltato il rumore delle posate sbattere nei piatti delle case più sopra e ho pensato che deve essere proprio bello bello cenare con tutta la famiglia.
mi sento solo. Chiamo il Mollica, mi chiede da quanti giorni in scopo. È davanti alla play, sta giocando a Need for Speed e si diverte a sottolineare e ripetere il termine speed con sguardo malandrino. E non fa ridere, ma io rido. Wow. Wow, allora la cosa che apprezzo è anche il modo in cui leggi. Non ti ho mai sentito leggere, quindi questa è la prima volta. Non è scontato che le persone che scrivono sappiano anche leggere bene ciò che scrivono, e quindi lo apprezzo tantissimo. Ti dirò, mi sento molto vicino a quello che scrivi perché io ho 25 anni e anche come te scrivo. Secondo me non scrivo ai tuoi livelli, abbiamo modi differenti di scrivere. Ho vinto qualche premio letterario, per quanto possano valere i premi letterari, ma c'era anche in me all'inizio questa crudezza, poi io l'ho un po' abbandonata, ho cercato di trovare un fascino differente, ma in te c'è ancora, ed è molto punk, passami il termine, magari non hai nulla a che fare con il mondo punk, però è molto punk, è molto crudo, è molto... Oggi ti ho paragonato a Bukowski e, tra virgolette, ti sei un po' offeso per questa cosa qui, anzi l'ho apprezzato moltissimo che tu ti sia offeso, anzi spiega la storia, com'è andata. Beh, non è bello essere paragonati a qualcun altro, però sai, è normale che accada così perché il mondo è pieno di persone ed è molto semplice che la quantità di persone sia maggiore a confronto della tipologia della personalità. Quindi, se stai a guardare, ogni strada può somigliare alla strada di un altro paese. Non per questo, però, è la stessa strada e sicuramente saranno passate auto differenti da quella strada. Io sono un'auto differente, spero di esserlo almeno. Intanto c'è Alessia sotto che mi sta scrivendo non gridare cretino. Alessia è colpevole di tante di quelle cose che scrivo, il suo nome viene spesso nascosto, però lei spesso è soggetto dei miei racconti. È colpa sua, è colpa sua. Qualcuno dice anche Bukowski che bisognerebbe paragonare a 100 anni, non il contrario. Quindi Sai, questo è grande. c'è una cosa assurda, e cioè che io sono nato lo stesso giorno, lo stesso anno e lo stesso mese in cui è morto Bukowski. Cioè, Wow. Bukowski è morto il 9/3/94. Io sono nato il 9/3/94. Io so benissimo che è una stronzata e che è capitato per caso, però una persona paranoica come me, immaginati quando scopre una cosa del genere, ti viene un pochino l'ansia, ti viene, a me è venuta. E sono Quindi andato a informarmi su di lui. non ti trovi così scostante da questa visione? Cioè, tu dici giustamente io voglio differenziarmi da quello che magari è stato Bukowski, però se qualcuno ti paragona a Bukowski non la trovi così strana come paragone? No, penso sia un piacere, penso. Poi bisognerebbe vedere anche cosa hanno letto queste persone, perché ci sono anche altri scrittori che possono essere paragonati a Bukowski, perciò potremmo dire che Bukowski ha copiato da Dostoevsky, capito? O qualcosa del genere. Però ricordiamo che noi non siamo qui a intervistare Bukowski, ma a parlare con 100 anni. Detto È un questo, piacere, ti ringrazio. la cosa che mi piace anche, premessa, ovvio che se sei mio ospite io elencherò solo le cose che mi piacciono, quindi anche per chi sarà in ascolto non è che gli sto leccando il culo, è che apprezzo le cose che fa, altrimenti non vorrei parlare con lui. E Detto comunque questo... chi è presente e vuole scrivere qualcosa che non apprezza di me lo può tranquillamente fare, leggerò volentieri. Detto questo, apprezzo molto il tuo modo in cui inserisci il mondo che ti attorno. Una cosa che ci differenzia è proprio questa, nel senso che non so quanto tu abbia letto delle cose che scrivo io, scrivo un po' sotto i post, non come te, però io cerco sempre di non mettere nomi dei personaggi, non mettere luoghi, mentre tu fai di questi luoghi, di questi personaggi, una caratteristica fondamentale di ciò che scrivi. Io penso che scrivere è l'unica cosa che faccio ed è l'unica cosa che mi rende felice in questa vita. Perciò più lo faccio, più sono contento. Se io devo scrivere, non posso inventarmi chissà quale stronzata, o chissà quale racconto ogni giorno. Perciò la cosa migliore diventa quello di raccontare ciò che vivo. Per quello lo faccio. Poi spesso quando le situazioni sono troppo pesanti o troppo gravi, modifico i nomi. Ma i luoghi rimangono gli stessi. Ok, c'è un personaggio che ultimamente è molto presente che è stronza, giusto? Immagino sia anche quello. No, stronza è nome comune di cosa proprio. Cioè, stronza può essere facilmente utilizzato per qualsiasi tipo di ragazza. Ah, quindi non è una ragazza fissa. Assolutamente no, non è una ragazza fissa. Ci sono tanti personaggi e quando voglio descrivere e parlare esattamente di quel personaggio, utilizzo il suo nome. Utilizzo. Un personaggio che è spesso presente nei miei racconti
è il Mollica, che è collegato in questo momento, anche. grande Mollica, numero uno, un grande artista, un grande musicista, e gli faccio spesso il culo perché non fa abbastanza, deve combinare. Ok, hai detto non fa abbastanza. Tu pensi di fare abbastanza nella tua vita? Cioè stai combinando abbastanza? Allora, io penso che per la scrittura sto assolutamente facendo abbastanza, in base a ciò che posso fare io, chiaramente, perché ho passato, fai tipo 6-7 mesi, anche qualcosa di più, a far uscire un pezzo al giorno, e ti giuro che mi sono sbattuto veramente tanto per farlo, perché viviamo in un mondo dove non puoi soltanto cacciare fuori il pezzo, ma devi anche, ad esempio su Instagram, collegarlo con un'immagine, perciò dovevo scrivere, dopo dovevo pensare a qualcosa che ricollegasse il pezzo all'immagine, perciò sto cercando di fare il più possibile. Adesso cerco di pubblicare un giorno sì, un giorno no, qualcosa del genere, comunque sono assolutamente sempre attivo. Ma perché? Perché se no mi sento veramente una persona inutile se non lo faccio. Io ti giuro che in questo momento sta passando il signor Antonio, io te lo giuro. Tu sai chi è il signor Antonio? Uno di un racconto. Ieri, secondo me, in un racconto, quello sul ponte. Giusto? Sì, esatto. Buongiorno, signor Antonio. Tutto bene? Bene, bene. Io sono in telefonata con un mio amico. So. Salve, signor Antonio. Lo saluto io. Mi vede? Sì. Ciao, no, sono un vecchietto, suo amico. Dai, c'è un altro. Sia bene. Ma lui, oh mio Dio, io non ci posso credere, io non ci posso credere. Sincronicità causale. Lui sa che tu hai scritto di lui? Cioè la gente che ti conosce? No, non lo sa. Non lo sa? Infatti, no, ma perché prima di tutto le persone anziane non gradiscono che le loro situazioni vengano informate nel mondo di internet, che è un porcaio. E poi chissà cosa ne penserebbe. Cioè se io dicessi il tuo racconto è su Instagram, lui mi direbbe ma cos'è Instagram? Sarebbe un casino a spiegarglielo, e lui penserebbe a puttanate, come esattamente pensa a cinesi di merda quando sente del virus, capito? Sì. Chiaro, una cosa che ti differenzia anche è questo fatto che, diversamente dagli scrittori affermati, quelli che già ci sono, tu non punti principalmente alla carta stampata, cioè punti al mezzo web. È una cosa incredibile. Cioè non hai paura che le cose che tu scrivi poi a un certo punto andranno a perdersi? Io non punto alla carta stampata perché cerco di scrivere ogni giorno e cerco di essere presente proprio per rendere anche felice me stesso, per poter continuare a creare. E la carta stampata per adesso non mi interessa. Il piacere della mia scrittura è proprio che io scrivo un pezzo. Io oggi ho scritto un pezzo, domani lo farò uscire. Per me domani questo pezzo è da buttare, io lo brucio questo pezzo, lo butto via. E dopodomani ne scrivo un altro e spero che quell'altro sia migliore. Io non voglio vivere di rendita per un buon pezzo che ho scritto, io voglio continuare a scrivere. Quando smetterò di avere delle buone idee o smetterò di scrivere cose buone, semplicemente posso farmi da parte. Ok, quindi l'idea di far uscire un libro tuo non c'è nemmeno? L'idea ce l'ho avuta spesso, però il desiderio di creare è sempre così forte che al posto di mettermi là a creare un libro, a tenere pezzi da parte, preferisco continuare a buttarli fuori e sto continuando a fare questa cosa. Poi magari un giorno un libro uscirà. Mi hanno già provato a chiedere per creare libri, però mi hanno iniziato a dire dobbiamo cancellare questo, dobbiamo togliere quello. Mi ha chiamato una casa editrice di cui adesso non ho voglia di parlare, non se lo meritano, per creare un pezzo che trattasse di coronavirus. Quando gli ho mandato il pezzo mi hanno detto ma questo pezzo non va bene. Hanno utilizzato un termine magnifico che era... Mannaggia, non me lo ricordo il termine. Però comunque per dire che scrivo porcate. Ma allora io dico, ma tu che cosa mi contatti a fare? Sai quello che scrivo? Chiaro. Se vuoi qualcosa di più soft, qualcosa di differente, non chiedere a me, chiedi a qualcun altro. E poi siamo fortunati a vivere in un'epoca in cui le cose si possono facilmente creare da soli. Perché dobbiamo affidarci a qualcun altro? Mm-hmm. E quindi io sto procedendo per questa strada, consapevole che probabilmente non porterà da nessuna parte. Però io ti assicuro che in questo periodo, facendo questo, sto davvero bene. Poi ci sono altre mille cose invece che mi fanno stare malissimo, eh. Però la scrittura è una di quelle che mi fanno stare proprio bene. Ok, sto leggendo un attimo di commenti, qualcuno che ti fa i complimenti, qualcuno che chiede se scrivi sui cessi, ma può essere anche che tu possa scrivere sui cessi, conoscendoti. Io scrivo sui cessi perché comunque penso che non bisogna discriminare le ragazze brutte. Io scrivo anche sui cessi, scrivo. Non credo che intendessi in quel modo, ma io credo di essere al
Cioè, adoro veramente la tua figura a 360 gradi. Allora, se vuoi, in questo momento ti leggo quello che avevo preparato per te, cioè per noi, perché penso che incontrare uno scrittore, intanto questo format si chiama Caffè non letterario, perché da scrittore, anche se ho fatto piccole cose, detestavo il fatto che quando fai un caffè letterario c'è sempre lo scrittore, il presentatore, i due che se la tirano e se la menano insieme. E invece il caffè non letterario prevede appunto che ci sia un dialogo con le persone che stanno vedendo e anche uno scambio reciproco fra le persone che partecipano. Quindi ho pensato di leggerti questo pezzo. Non so come verrà fuori. Attenzione, attenzione, scusami un attimo. Dai. Hanno trovato il termine, era triviale. Anche Dauter Hofhausen ha scritto triviante, bravissima che te lo sia ricordata, però esattamente era triviale. Il termine che hanno utilizzato era triviale, vaffanculo. Quanto cazzo sono felice di essere triviale. Ti prego, bro, perdonami, continua. Tranquillo, vado. Ok. Se mi giro ti osservo negli occhi con lo sguardo sfocato e mi ispezioni le labbra con lo sguardo assente. Che hai un uragano dentro e mille altre cose indefinibili. Partirai per non tornare più e resterai come se non te ne fossi andata mai. I corpi non si posseggono e la tua anima non si possiede. Non te la guardo mai per paura di non vederla. Mi dici, che c'è? Rispondo vago o non rispondo proprio. Hai delle cicatrici addosso che ho fatto mie e non saprei dimenticare. Allora chiudo gli occhi, non li riapro più. Dovresti stare tranquillo, mi dici. Fa caldo in questa stanza, anche se è inverno pieno. C'è odore di corpi sudati che fremano. Non hai molto di cui preoccuparti, ribadisci. Mi scosto appena, è un gesto involontario, è lo spazio necessario per tornare a respirare, che le cose del mondo fanno male e occorre imparare a sopravvivere, a non arrendersi, a lasciarsi andare. Mi dici che sono triste, ti rispondo che sono triste spesso. Mi abbracci che sembra di essere in un altro mondo e invece siamo solo in un'altra città. Un'altra casa, un'altra vita, un altro modo di rimanere presenti a se stessi. Ti alzi, ti fumi una sigaretta. Ho in bocca il sapore del vino della sera prima, apri la finestra perché sai che mi dà fastidio, ma non hai ancora smesso. Dubito lo farai mai davvero. Le nostre diversità. Mi viene in mente un elenco di cose che non ti ho detto. Sei una guerra fredda, una rapina a mano armata, un amore tossico in crisi d'astinenza, la lontananza che si fa sentire. Sei la terra promessa delle promesse che non so mantenere, la morte imminente, un esodo inarrestabile. Sei le notti in discoteca che non passo più, tutte le donne che ho baciato, distrattamente, tutti gli uomini che hai scopato, rapidamente, e che hai lasciato andare. Sei le storie che non conosco, le ossa rotte per le botte che mi hanno dato, le cose che non so scordare per un difetto di memoria selettiva. Ma l'alcol che abbiamo bevuto non è sufficiente per dimenticare o per dimenticarti. Mi fermo qua. Credo che ci sia forse fra di noi questa cosa che ci accomuna della crudezza delle cose, dell'alcol, anche se io bevo un po' meno di quanto bevi tu. Non ti consenso. Mi piace parlare di alcol, sì, assolutamente. Mi piace parlare adesso di alcol, di donne. Abbiamo letto entrambi, perciò adesso dovremmo passare a quel momento in cui tu mi dici sei bravo, io ti rispondo no, sei più bravo tu, e poi io dico no, sei più bravo tu. No, non credo che sia questa modalità. Tralasciamo, d'accordo. A prescindere, poi c'è Paravolar che mi scrive un sacco di cose bruttissime, tipo ti prego spaccati una bottiglia di rum sulla testa. Ma che poi, cosa significa il termine Paravolar? Sai Paravolar da dove deriva? Paravolar deriva da una canzone di Villa Lobos, che è una canzone techno, che si intitola MDMA Paravolar. E già qui abbiamo capito tutto del personaggio. Ok, sapevo che questa live sarebbe stata diversa dalle solite. Tu riesci a coniugare bene la fotografia e la scrittura, in un certo senso, e i due mezzi comunicano fra di loro. Come nasce questa cosa della fotografia insieme alla scrittura? Allora, ho iniziato con una ragazza che si chiama Chiara Lichiart, che è una disegnatrice, fa immagini esclusivamente rosa e spacca un sacco. Ho iniziato a scrivere per la sua pagina, siamo andati avanti per 3 o 4 mesi a farlo esclusivamente tutti i giorni quello. Poi ci siamo separati e in quel lasso di tempo ho conosciuto un sacco di fotografi super potenti, tipo Matarazzo Luca, di cui hai parlato prima, Fausto Serafini, Alessandra Pace, sono veramente dei capi, sono delle bombe, sono dei malati di testa quanto lo sono io. Difatti spesso ci vediamo, loro vengono da me, io vado da loro, ci facciamo i weekend e da lì escono fuori
un sacco di fotografie magnifiche. E okay, non si può non ti capita mai di scattare. Non ti capita mai di scattare proprio tu? Cioè, sono sempre fotografie di altri? Sì, mi capita, ma per la maggiore, soprattutto adesso che ho queste amicizie, preferisco lasciare a loro il loro mestiere, perché comunque se lo facessi io è normale che sarebbe roba di minore qualità. Ma Tarazzo Luca mi sta scrivendo puntini puntini di la verità, perché sai cosa intende? perché lui vuole che io dica che io scatto queste fotografie perché apprezzo le fighe con le quali scatto, capito? Ma quella è normale, quello è scontatissimo. È normale che le apprezzo, è giusto così. È una felicità unica. Cioè, soprattutto se io smettessi di scrivere, smetterei anche di scattare, capisci? E sarebbe un grosso problema, sarebbe. Mi mancherebbe tantissimo. Perciò, fino a quando si continuerà a creare questa cosa, io continuerò a scrivere. Quindi le ragazze che coinvolgi all'interno delle tue foto sono modelle professioniste o comunque modelli che hanno già scattato con Luca o altri, giusto? Esatto, sì, sì. Spesso le contatto io, spesso mi contattano loro. È veramente un piacere vedere come hanno desiderio di coinvolgersi, anche se io non sono chissà chi. Cioè, okay. Loro sono sempre pronte, sono disponibili. Poi io veramente scrivo un pezzo al giorno e perciò quando finisco il pezzo, magari alle 6 di sera, mando un messaggio alla ragazza e dico, ascolta, dobbiamo beccarci per fare questa roba. Oh, e lei ci sta. Cioè, capito? Non è che gli dico, ci becchiamo settimana prossima. No, settimana prossima non esiste. Settimana prossima io potrei fare il giocoliere con le banane, capito? Magari non sono più un scrittore settimana prossima. Le cose bisogna farle oggi. E loro sono attive. Ok, qualcuno non dice sempre Luca... Sei un procacciatore di nuove modelle. Grande Luca, assolutamente, no, sei magnifico. La cosa che mi sorprende molto è come tu sei riuscito a creare attorno a te una certa credibilità, credo. Perché le foto che tu posti comunque non sono foto che tutte farebbero o che da cui tutti si farebbero fotografare, tutte si farebbero fotografare. E prestarsi così agevolmente a te significa che hai creato, non dico un personaggio, ma un sentimento attorno alla tua figura veritiero, per cui le persone dicano ok, io mi fido di Cent'anni, cioè di Luca, mi fido di Cent'anni e mi presto anche a questa cosa con molto piacere, almeno questo sembra da fuori. Ma sai, io penso il contrario invece, io penso che la maggior parte delle persone che mi leggono credono che quello che scrivo siano dei racconti, delle favolette, delle stronzate, capito? Mm-hmm. E a volte mi fa anche piacere che lo pensino, perché certe robe è meglio che si creda che non siano reali. Cioè, attenzione, c'è Daughter of Austin che scrive: perché non scrivi mai del rapporto con la tua famiglia se parli spesso delle difficoltà con tua madre? No, io assolutamente. Allora, mi capita di scrivere del rapporto della mia famiglia. Ad esempio, domani parlerò anche di mia madre, perché in questo periodo in cui sono in quarantena sto un po' inguaiato con le paranoie e con l'ansia, e perciò lei è l'unica persona che può starmi vicino e mi capita di svegliarla di notte e di ascolta, accompagnami a fare un giro perché io sto male, ho paura che sto morendo. E lei magari alle 5 di mattina si prende, inizia a farsi le passeggiate con me, ci si calma insieme. Quindi con mia madre ho assolutamente un ottimo rapporto. C'è un'altra ragazza invece che scrive: io mi presto spesso per le foto di Ruscio. Grande Ale, assolutamente. Numero uno. Una cosa che voglio chiederti è, a parte tua madre, che rapporto hai con il genere femminile? Allora, con il rapporto verso il genere femminile è una situazione veramente dura, perché io sono e desidero ciò che penso sia sbagliato. Perciò attraggo tutte ragazze che la pensano come la penso io, però poi quando si arriva a un certo punto dico, però cavolo, così non va bene, cioè siamo matti, sono matto io, sei matta tu, che cosa stiamo combinando? Ho avuto una relazione magnifica fino a un mese fa e il piacere di questa relazione è che è iniziata sincerissima ed è iniziata con un racconto che è anche uscito in cui dicevo, è una bravissima ragazza, la nostra relazione non potrà mai funzionare, lei un giorno capirà che i miei sono soltanto una persona che può renderla felice facendola divertire, sono soltanto un ubriacone, sono bravo con le parole, quindi sono bravo a incartarla con le parole, ma un giorno capirà che non sono la ragazza giusta. Beh, siamo arrivati a 2 settimane fa in cui lei mi ha detto che sono un ubriacone, mi ha detto che sono una persona che non va assolutamente bene, e abbiamo chiuso questa relazione, capito? Perciò
è un bel casino, è veramente un bel casino, e penso che finché continuerò a scrivere in questo modo non mi servirà una ragazza, ma mi basteranno le mie parole. Ok, io insisto su questo punto, ma solo perché è un punto che mi pare fondamentale della tua scrittura. Se non vuoi rispondere, non rispondere. Come reagisci alle sconfitte, in un certo senso? Perché questa può essere una sconfitta, o comunque anche all'abbandono. Penso che reagisco alle sconfitte prendendomi una bella sbronza. Mi prendo una sbronza e sto molto meglio. Poi comunque cerco di recuperare, cerco di fare di meglio. Però in questo momento ho così tante belle cose che mi attornano che una sconfitta non mi pesa poi così tanto. L'importante è non rimanere senza nulla in mano. E non si parla soltanto di ragazze. Cioè, a me fanno veramente ridere le persone che in questo periodo non fanno altro che dire non possiamo scopare, non si può scopare in questo periodo. Ma io conosco un sacco di gente che è tutta la vita che non scopa. Adesso perché stiamo passando un mese senza scopare, allora oh mio Dio non posso scopare. È successo 5 giorni fa, una ragazza voleva venire nel mio box per farsi una scopata e io avevo un sacco di voglia di farlo, sinceramente. Poi ho pensato alla mia famiglia, ho pensato a mia madre, ho detto ma porco cane, va a finire che io mi faccio questa ragazza, mi prendo il virus, a me non accade nulla, ma lo piglio a lei e poi muore, e perciò ho dovuto rifiutare. Ok, wow. Soprattutto una cosa che... una domanda stupida. In realtà ringrazio le persone che stanno dicendo che sono bravo a intervistare, quindi grazie alle persone che pensino che io sia bravo a intervistare. Una domanda che voglio farti, banale ma in realtà neanche troppo, è quanto si rimorchia ad essere Ruscio 100 anni? Si rimorchia ragazze che sono interessate alla scrittura e a quello che faccio, perciò non è una cosa poi così utile, capito? No, non l'ho capito. Sicuramente rimorchio ragazze che sono interessate a quello che scrivo, che vogliono vivere un po' di follia, ma poi a una certa queste ragazze hanno desiderio e bisogno di stabilità, poi per la maggior parte è così, e se non capita da parte loro ci sono io che ho desiderio, scopa come un drago, vai bro. Comunque guarda, sai cosa sto facendo? Sto scopando come un drago, bro. Vabbè, basta. Scusami. A un certo punto, se loro non sono interessate a creare qualcosa di più serio, ci sono interessato io, solamente che con la vita che sto conducendo non riesco a farlo. Perciò è un bel casino. Quindi sì, ok, le scopate le riesco a fare, ma anche un palestrato del cazzo che va tutti i giorni in palestra e ha un buon fisico riesce a farsi delle grandi scopate. Non è una grande capacità che mi attribuisco, quella è roba da tutti, tutti hanno voglia di fare sesso, è normale. Ok, cioè il punto del fulcro non era su quanto tu scopi, non è una cosa che a noi ci interessa, la domanda, anche perché è una domanda odiosa, ma la domanda è quanto queste cose ti influenzino poi nel tuo modo di scrivere, perché nel tuo modo di scrivere appunto è molto presente la sessualità, il sesso, le cose sporche in un certo senso. Ora tu mi hai detto, tutto quello che leggiamo scritto sono comunque cose che attingi dalla tua realtà, e quindi per questo volevo puntualizzare. E invece l'effetto conta tantissimo. Ho risposto, vai procedi. No, se hai qualche altro da aggiungere dimmelo pure. Allora io direi che la sessualità per la mia scrittura conta tantissimo, però fortunatamente mi sono accorto in questo periodo in cui sfortunatamente non sto avendo rapporti che posso scrivere di qualcos'altro. E questo mi rende felice, cioè mi manca scrivere di sesso, e se non scrivo di sesso non mi piace, cioè se non faccio sesso non mi piace scrivere di sesso, mi sento un po' una merda verso me stesso se scrivo delle stronzate, capito? Non vado a letto con la coscienza pulita, perciò adesso sto scrivendo di altro. Quando scrivo di sesso è perché vivo delle cose particolari e interessanti che mi rendono felice nello scrivere. Ad esempio, una cosa molto bella che è capitata negli ultimi periodi, che ho scritto in un pezzo, è che mentre facevamo sesso, attenzione, senti l'eleganza, ho inserito nel sedere di questa ragazza un dito e le ho detto, questo si chiama ditalano. Che bomba è, dai, ditalano è magnifico. Che attenzione, sarebbe stata una frase in realtà da non dire, perché, cioè, capito, pensa, immagina, mentre scopi, uno fa una battuta, ci si mette a ridere, è una stronzata, devi rimanere più concentrato. Però è stato molto figo, e poi è stato utilizzato in un pezzo. No, in realtà ti dico la mia,
quando capita, dato che sono fidanzato, capita abbastanza spesso, quando ho rapporti sessuali sono la tipica persona che parla molto, cioè quindi comunica tanto con l'altra ragazza, e credo anche tu. E anche perché questo rende tutto più eccitante, ci si può dire qualunque cosa, ora non le diremo in live le cose che ci diremo, però ci si può dire qualunque cosa, e rende il gioco più eccitante, perché credo la sessualità debba essere anche un gioco. Ecco, ma anche tu, perché posso chiederti una cosa, ma perché mi dici non le dire in live? Pensi che ti blocchino la trasmissione? Pensi che ci potrebbero essere dei problemi? Perché? Perché rispetto l'altra persona, credo, e in questo caso io direi cose che hanno a che fare sia con me che con l'altra persona, e non mi pare il caso. Quindi tu dici non le dico in live io, non dirle in live tu. No, non le dico in live io, cioè, ovviamente per me, per te puoi fare quello. Bisogna fotterla la fottuta censura. E per censura non si parla soltanto di parolacce o di cose negative, ma si parla anche soltanto delle rotture di cazzo che ha avuto in questo periodo Barbara D'Urso. Hanno creato una petizione per fargli chiudere il programma. Un programma, a mio parere, orribile, non mi interessa, non lo guarderò mai. Ma quale libertà c'è nel creare un gruppo di firme per cercare di far chiudere il programma di una persona? Se tu non vuoi vedere una cosa, non la guardi, e non soltanto se si tratta di pornografia, ma se si tratta di qualsiasi cosa, non concordi con quella persona, lascia perdere, non che ti metti a cercare di mettergli i bastoni tra le ruote. Non te la prendere. Ho scritto un pezzo che si intitola Non te la prendere, parlava proprio di questo. Guarda, io qualche giorno fa ho intervistato un attore e anche direttore artistico di un teatro che fa il comico, e gli ho chiesto cosa ne pensasse lui della stand-up comedy, dove molto spesso ci sono delle battute anche parecchio pesanti, e lui mi ha detto: il problema è tuo se ti offendi, non è mio se ti dico, se ti faccio questa battuta. Quindi mi ha fatto riflettere anche su questo punto qui. Mi hanno eliminato tanti di quei pezzi da Instagram, tra cui alcuni che secondo me sono tra i migliori, soltanto perché... Te li hanno proprio eliminati? Ma sì, a voglia, se eliminano la foto, eliminano anche il pezzo, non si elimina esclusivamente la foto. No, certo, sì, quello sì, ma li hanno eliminati per la foto o per quello che era per scritto? Per entrambe le cose. Wow. Hanno eliminato per entrambe le cose. C'era un pezzo che mi hanno eliminato qua, se vuoi dopo te lo leggo. Sì, guarda, con molto piacere, anzi. Come ti vedi da qui ai prossimi 5 anni? Guarda, non lo so assolutamente come mi vedo. Io ho sempre cercato di creare arte perché è l'unica cosa di cui mi importa, sinceramente. E ho fatto il cantante, cioè ho scritto un sacco di canzoni, ho fatto uscire un sacco di canzoni in passato, di cui in realtà non parlo adesso perché non voglio mischiare le cose. Quando ero piccolo ho ballato breakdance, ho fatto tante cose, adesso sto facendo questo e sono felicissimo di questo. Mi chiedo se continuerò per sempre o se prima o poi smetterò, questo non lo so. Okay. In questo momento vorrei tanto continuare. Tu hai focalizzato la domanda sulla scrittura, io te l'ho chiesto in più in prospettiva di vita, non hai una risposta per la prospettiva di vita? Prospettiva di vita, la speranza in questo momento, ma sai, io ti ho risposto... parlandoti di scrittura, perché in questo momento la scrittura è assolutamente la mia vita, non ho nulla di importante quanto questo, perciò io spero tanto che la mia vita sarà la scrittura, sarà andare in giro a fare letture e cose del genere. Faccio spesso serate in cui leggo, mi piace un sacco andare in giro a leggere. Adesso è un po' che non ne faccio perché ne ho fatte un bel po'. Soltanto che le facevo con una ragazza fantastica che si chiama Jo Blondi, è una performer oltre che una modella magnifica, soltanto che gli show erano abbastanza spinti. Mm-hmm. E oltre alla scrittura si parlava sinceramente di atti osceni in luogo pubblico, capito? E quindi a un certo punto i locali hanno iniziato a dirmi: no, questa roba non la puoi fare. E ho creato, a mio parere, degli spettacoli che mi rendevano così felice che ora eliminare tutto il contorno e lasciare esclusivamente la mia scrittura mi dispiace. È come poter portare soltanto un 50%, perché è come guardare un film ma senza le scene, ascoltare soltanto le parole. All'atto pratico, come ti proponevi nelle serate di lettura? Cioè, come la gestivi la cosa? Allora, ogni pezzo ha una situazione che lo circonda e c'entra con quello che sto dicendo. La ragazza faceva quello che sto dicendo. Ad esempio, se mi fai leggere il pezzo che mi hanno censurato,
per fartelo capire bene, dopo ti racconto cosa accadeva durante questo pezzo, se vuoi. Mm-hmm. Sì, sì, sì. Però la domanda, te lo faccio leggere, ma la domanda era un'altra in realtà. Come gestivi la parte organizzativa? Cioè come contattavi il locale, come contattavi il posto in cui andavi a leggere, magari in festival? Allora, non contattavo i locali, proprio perché la serata è particolare, preferivo che fossero loro a contattarmi e per fortuna è sempre andata così. Ok. Non ho mai contattato un locale, sono sempre stati loro a contattarmi. Wow. Anche per svogliatezza, probabilmente. Forse dovrei cercare di contattare i locali, però capito, è facile andare dal locale e dirgli io voglio fare questa serata. È tutt'altra cosa invece se il locale ti desidera. Sei più felice di andarci, capito? A me non me ne frega niente del locale, non mi serve il locale. Io posso andare in mezzo a una strada e fare la mia performance, capito? Non ho bisogno di chissà che cosa, non ho bisogno del locale. Se il locale vuole la serata, che la chieda lui. Ok, mi affascina molto il tuo modo di ragionare. Allora, Luca, io ti propongo una cosa. Terminiamo qui questo live perché sennò ce la tirano giù, che dopo un'ora scade la live, e ricominciamo subito dopo, così ci leggi quello che dovevi leggere. Okay? Dai, dai, volentieri. Ok, ci vediamo fra 3 secondi e mezzo. Dai, ciao grande. Io, eccoti. Ciao bello, siamo tornati. Ti lascio al tuo pezzo. È stata utile questa pausa, mi sono fatto un bel rutto. mi sento molto meglio, mi sento. Ma come fai schifo questa sera con i tuoi pantaloncini bianchi? Ehi, Big Mac, non siamo mica al mare. Leva quel salvagente dai fianchi. Quando ti insulto piangi caramelle gommose. Dicono che gli zuccheri sono una droga. Non temi l'overdose. Un saluto alle tue amiche magre. Le grasse sono peggio delle negre. Ti immagino d'estate a prendere il sole nascosta in qualche prato, che poi più che abbronzata pari un maialino affumicato. Sei così grassa che se finisse il pane uccideresti il tuo fuffi per farci uno spuntino. Toglieresti la P, lo chiameresti canino. Adesso basta. È il momento di fare come dico io. Lo faccio per il tuo bene. Sono stufo di vederti nuotare con le balene. Ti va di seguirmi tra le sirene? Ho letto in un articolo che è possibile digiunare fino a 15 giorni. La vera sfida sono i primi 3. Poi ci si abitua. Come una macchina che impara ad andare senza benzina. Sei pronta, mia dolce bambina? Spari il glucosio. Si esori il glicogeno. Poi il tuo corpo cominciò a nutrirsi degli avanzi. Gli acidi grassi ti rendevano euforica. Bevevo io e parevamo entrambi sbronzi. Ma finiti anch'essi, non rimase che divorarti le pareti dello stomaco. Poi organi interni e cervello. Benvenuto all'ultimo livello. E al funerale, in prima fila, ti guardo nella bara. Uno scheletro. Magnifica. La donna che vorrei. Torna indietro. Bellezza, dove sei? Non scorderò mai come facevi schifo quella sera coi tuoi pantaloncini bianchi. La dieta della morte, Ruscio 100 anni. Il pezzo, attenzione, è stato eliminato da Instagram. Per quale motivo? Perché la gente legge il pezzo e dice «Oh mio Dio, ma questo è un uomo di merda, questo sta insultando una ragazza grassa». Ma questi non capiscono un cazzo, o non ci provano nemmeno, perché è normale che non stiamo insultando una ragazza grassa, non sono così deficiente. Io sto esponendo una situazione, la situazione di una coppia con un uomo che insulta la sua donna perché è grassa ed è convinto di questa cosa a tal punto che la convince a dimagrire fino a quando questa non inizia a sentirsi male. Gli dice addirittura, ho letto da qualche parte, ed è vero, l'ho letto anche da qualche parte, che si può digiunare fino a 13 giorni per dimagrire. Questa ha iniziato a fare queste cose e è veramente riuscita a dimagrire, ma poi quando è dimagrita è morta e la malattia di questa persona è arrivata a tal punto che quando lei è morta, lui è andato al funerale, l'ha guardata nella bara e gli ha detto, ah, adesso sì che sei bella. Wow. Quindi questo è chiaramente un modo per spronare le persone a non fare delle diete sbagliate e a non ascoltare le persone che dicono cose scorrette. Chiaramente nessuno sta dicendo ingrassa che fa bene o ingrassa che sei bella. Se sei bella lo decidi tu, ma sicuramente essere troppo grassi non fa bene. Quindi è veramente un peccato che mi vengono eliminate certe cose, perché vuol dire che la gente non mi comprende. In effetti hai messo una luce su una cosa che non è così scontata. Cioè tu parli di un problema effettivo mettendoti dall'altra parte, cioè mettendoti nei panni di chi sta adoperando questo problema, cioè di chi si pone come «Ehi, forse devi dimagrire perché sei troppo grassa per me». Quindi dai un punto di vista differente. E questo è un gioco mentale ancora più astuto del semplicemente dire sbagli a
fare queste cose, sbaglia a dire a una ragazza troppo grassa. E tu ti metti proprio nei panni di chi fa questa cosa, quindi è un lavoro di empatia, secondo me, non così scontato. Stavo leggendo i commenti, qualcuno ti chiede anche se hai degli autori preferiti, sia scrittori che poeti, quali sono quelli che leggi più spesso? Allora, io apprezzo molto Dostoevsky, poi sicuramente apprezzo Bukowski, e per la maggiore comunque cerco di leggere letture brevi, racconti brevi. Mi piacciono tantissimi i racconti brevi perché penso che la mia capacità di attenzione è molto scarsa, perciò ho bisogno di robe che iniziano, si svolgono e finiscono, non un libro intero. Un libro intero mi annoia, li leggo anche i libri interi, ma preferisco i racconti brevi. Ok, però hai citato Dostoevsky, Dostoevsky scriveva dei mattoni veri e propri. Ha fatto anche racconti brevi Dostoevsky? Sì, certo. Ma le cose più famose sono comunque dei libri molto grossi. L'Idiota è un libro così. Io preferisco le robe brevi, ma non perché penso che siano meglio, ma perché la mia capacità di attenzione è scarsa e perciò faccio così. Ok. Qualcuno chiede anche di raccontare quando vengono i clienti in negozio. Non so cosa significhi. Perché lavoro in un negozio di parrucchiere, faccio il parrucchiere, uh-huh. e perciò spesso i clienti mi chiedono di quello che faccio. Però sai, quando si tratta di persone che vedono le robe che fai e sono tuoi amici, non seguono molto quello che fai, vedono più l'immagine, vedono magari una ragazza nuda e dicono: ah, che bomba, ma ho visto che hai fatto questa foto con questa. Magari non se lo leggono nemmeno il racconto, cioè non sono molto interessati. Non bisogna mai puntare su quello che fai agli amici. Gli amici non ti seguiranno mai. Quelli che non conosci sono quelli più interessati, perché magari hanno la tua stessa idea. Con gli amici si condivide altro. E stessa cosa con i clienti. I clienti vengono in negozio perché vogliono che gli taglio i capelli, non perché io scrivo dei racconti. Non gliene fotte niente. Quelli vogliono che gli taglio i capelli bene. Wow, quindi sembra molto che... Allora, dicevi anche prima, in realtà, che... La tua vita, fortunatamente, nella tua vita hai avuto la capacità di incontrare un sacco di persone, come dicevi prima, quando hai incontrato Antonio, per l'appunto, e ti ritieni fortunato di questi incontri, giusto? Assolutamente sì, mi servono tanti di quei racconti su un piatto d'argento. Ad esempio, quella sera io mi ricordo che ho iniziato a parlare con lui e lui mi ha raccontato questa sua storia, e io il giorno dopo non avevo un pezzo da far uscire, ho detto: mio Dio, cioè praticamente Antonio mi ha scritto il pezzo. È merito suo, è lui che l'ha vissuto, io ho dovuto soltanto trascriverlo in fondo. Mm-hmm. Qualcuno ti saluta. Io ho un'altra domanda che ha a che fare con il ponte, che è il luogo per eccellenza dove tu in questo periodo ti rechi più spesso. Il ponte è questo, guardalo. Ah, ok. Lui, sì, siamo proprio appiccicati. Siamo quasi nella legge. Cioè, non lo so in realtà se posso stare a 200 metri da casa o no, forse non si può più neanche stare a 200 metri da casa, però... No, penso che sì, in realtà. Sì, si può stare, allora siamo nella legge, per una volta siamo nella legge, wow ragazzi, grande, mi piace un sacco la domanda della ragazza, la poesia che hai letto, come la trasformeresti allo spettacolo, grandissima. Allora, mi ero dimenticato, lo volevo raccontare. Allora, la poesia, cos'è accaduto? L'abbiamo già fatto. E la ragazza ha iniziato a ballare, a spogliarsi, a una certa ha iniziato a sdraiarsi per terra, abbiamo distribuito al pubblico petali di rosa, lei si è sdraiata per terra morta e il pubblico ha iniziato a lanciargli addosso i petali di rosa, come se fosse un funerale. Ok, qualcuno ti chiede anche se hai mai ringraziato tutta quella gente che ti ha aiutato a scrivere i pezzi. Allora, alcuni sì ed altri no, perché spesso mi chiedo come reagirebbero certe persone se sapessero che io ho scritto la loro storia. Anche se assolutamente i nomi vengono cambiati, non c'è nulla che può portare a ricondurli, però preferisco lasciare perdere a volte. Altri invece sì, lo sanno, altri sono presenti anche in questa diretta, come la ragazza che ha scritto prima. Ma ti è mai capitato? Ti è mai capitato che qualcuno reagisse male? Ti faccio questa domanda perché quando io iniziai a scrivere avevo tipo 18 anni e non avevo una situazione molto semplice a casa mia, avevo paura che scrivendo quelle persone l'avrebbero poi letto, si sarebbero sentiti presi in causa e avrebbero reagito male. A te è mai capitato che qualcuno reagisse male o comunque che tu ti sia preoccupato di quello che stavi scrivendo? Allora, mi è capitato di preoccuparmi, ma quando mi sono preoccupato non ho mai fatto uscire cose.
Spesso mi capita di parlare con persone che mi raccontano cose e mi dicono però questo non raccontarlo, capito? Non lo scrivere in un pezzo, perché sanno che quando ci sono delle figate io cerco sempre di farle diventare pezzi. Quindi no, perché cerco sempre di avere rispetto verso le storie delle altre persone senza fare arrabbiare nessuno. Ok, allora qualcuno ci chiede se per 1 milione di euro smetteresti di scrivere e qualcun altro ti chiede se scriverai mai un libro prima o poi. Ricordo che nella live precedente abbiamo già parlato del concetto di libro per Ruscio. Allora, se capiterà scriverò un libro, non mi importa perché io comunque sto scrivendo, cioè capito? I pezzi stanno tutti su internet, cosa mi importa averceli su carta? Cioè magari è un desiderio di qualcuno, una gioia per qualcuno averceli su carta. Per me non è, a me basta scrivere e so dove trovare i miei pezzi. Però sono preoccupato perché i miei pezzi non ce li ho scritti, se mi chiudono Instagram o cose del genere perdo tutto, ragazzi. Forse è però... per fare un backup. Assolutamente. Invece l'altra domanda qual era? Se per 1 milione di euro smetteresti di scrivere. Ah, no, mai, non lo farei mai. Ma certo che lo farei, ma voglia. Poi tanto chi cazzo lo sa, mi metto a scrivere di nascosto al massimo. Me le tengo soltanto per me. Tanto adesso che scrivo e faccio sapere agli altri che scrivo, non è che cambiano molto le cose. Perciò assolutamente lo farei. E darei anche un po' di soldi al signor Antonio, grande Antonio. Andiamo a prendere insieme quel bastardo di quel direttore di quel posto dove viveva quando era piccolo, che lo toccava e lo picchiava. Ok, ti faccio una di quelle domande che di solito si fanno nei talk show, però credo che secondo me sarà una risposta molto carina quella che saprai dare. Se tu potessi berti una birra con qualunque tipo di scrittore, ma dovessi scegliere uno, presenti, passati, futuri, futuri facciamo un po' fatica, presenti e passati, chi sceglieresti? Allora, io non sceglierei uno scrittore, ma sceglierei un cantante che a mio parere è comunque uno scrittore, e sceglierei De Gregori oppure De André, gente del genere, sì. Sceglierei De André assolutamente. De André è assolutamente un personaggio che mi è sempre piaciuto tanto. Penso che mi piacerebbe bere con lui. Ma perché De André? Tricarico, scrivono Tricarico. Tricarico è un grande. Conosci Tricarico? Il cantante Tricarico? No. Allora, l'ho sentito nominare ma non l'ho ascoltato. Tricarico scrive delle cose magnifiche. Secondo me, tanti cantanti creano anche musica sotto alla loro roba per arrivare alle persone. Perché senza musica non è facile arrivare, capito? È molto più semplice con un pezzo canticchiato far ricordare a tutti quello che stai dicendo. Io ho fatto musica e a un certo punto sono arrivato a dire ma a me cosa me ne frega di canticchiarlo, di metterci sotto la musica, se veramente quello che scrive è valido, sarà valido anche senza un ritmo. Ok, allora interagisco su questa cosa dicendo che anche a me ogni tanto è capitato di fare delle letture in pubblico e cerco sempre di coinvolgere altri artisti quando faccio questa cosa, un po' come te. Nell'ultimo periodo ho fatto una performance video, in cui c'era un video per l'appunto dietro che andava, un video che avevo fatto io e delle letture che facevo io, ma sotto c'erano delle musiche, e credo che la musica sia fondamentale per quello che faccio, perché ti dà ritmo, mood, ti dà un ambiente e completa tutto quello che tu riesci a dire, secondo me, quando leggo io, poi magari con te è differente. Allora, mi sono dimenticato di dirlo, anch'io sono accompagnato da musicisti, però okay. Una cosa è essere accompagnato da musicisti, un'altra è avere una strumentale già preparata e tutto quanto organizzato, capito? Uh-huh. Poi chiaramente è un parere personale, cioè ad esempio io mi portavo dei musicisti, secondo me veramente fighi, che portavano degli strumenti particolari di cui manco ricordo il nome. L'ho scritto in un pezzo. I musicisti hanno portato degli strumenti di cui nemmeno ricordo il nome e mi chiedono cosa dobbiamo fare. E io gli ho risposto, bevete, per il resto potete fare quello che volete. Che è un po' la modalità in cui reagirei anche io. Qualcuno ti chiede se ti capita di sentirti ispirato dalla musica, oltre che dalle esperienze che vivi. Assolutamente, sì, sono spessissimo ispirato dalla musica. Ci sono dei pezzi in cui metto delle chiarissime citazioni a musicisti o robe del genere. Ad esempio, mannaggia, come si chiama quella roba? Come si chiama il tizio? Il vecchio Frac, la conosci la canzone Il vecchio Frac? Non mi viene il nome dell'artista. No, non conosco la canzone Il vecchio Frac. Il vecchio Frac è una canzone che parla di un uomo che va a suicidarsi e io
ho preso questa storia e l'ho resa una mia sbronza, una mia serata di sbronza. Ho iniziato con le sue parole e poi ho continuato per i fatti miei. Modugno, grande Renzo Leone. Modugno, cazzo, era Modugno, sì, grande Modugno, scrive delle cose veramente fighe. Mi è capitato in questo periodo di ascoltare una canzone con una ragazza in macchina, sui sedili posteriori eravamo, ed era meraviglioso, che è una canzone semplicissima, però questa ragazza non la conosceva, io gliel'ho cantata e si è messa a piangere, e questa canzone, cioè questa cosa mi ha fatto veramente pensare fin dove si può arrivare con le parole. Ok, Luca, io in realtà abbiamo parlato per un'ora e mezza quasi, quindi ho finito le domande. Se tu hai qualcosa da dire, possiamo continuare. Assolutamente no, sono a posto. Poi in questa macchina si suda da morire. Grazie davvero, Luca. Per chi dei miei follower ti stia seguendo in questo momento, in questa live, vi consiglio assolutamente di andare a vedere che cosa scrive, che cosa edita. Qualcuno aspetta ancora una domanda. Che secondo me per te è, scusami, ma ho voglia di chiedertelo, da quando hai fatto uscire il pezzo, l'ex che non aveva squirtato, come ha reagito? Allora, la ex che non aveva squirtato non ha reagito in alcun modo, perché conoscendomi sa che combino queste stronzate e non si arrabbiano. Ad esempio, ho scritto una cosa che è paragonabile a questo discorso, che è del tipo, una frase del tipo, stronza mi chiede, perché continua a comprare i profilattici se lei prende la pillola? Forse dovrei smettere di chiamarla stronza e cominciare a chiamarla stupida. L'avevo letto. E quindi le persone come reagiscono? Cioè, le ragazze che leggono le cose che tu scrivi, a volte non scrivi cose proprio simpaticissime su di loro. Come io penso che è sempre bello vedere che una situazione ti crea un mood che ti permette di scrivere, perciò a volte sono felice, a volte sono incazzate, ma fare incazzare una persona è sempre meglio che non farle provare nulla. Wow, sai che questa frase in realtà io l'ho sentita dire da una persona che una volta mi spiegò come rimorchiare le ragazze e mi disse: è meglio che tu passi da stronzo piuttosto che non passare, che essere bypassato come tutti gli altri. Quindi me la ricordo. Una persona che pensa di sapere come si rimorchiano le ragazze deve essere veramente un deficiente. può essere. Detto questo, Luca, io ti ringrazio e ancora davvero, per chi non ti seguiva prima, dei miei follower, vi invito ad andare a vedere cosa fa, cosa scrive, cosa pubblica. È stato un piacere, Luca, è stato un po' come intervistare Bukowski, un po' più sobrio, ma neanche troppo. È stato un mega piacere. Salute. Grazie di tutto e arrivederci. Alla prossima, grazie. I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone in streaming su Spotify.